Grazie generale. Questo è un assalto aereo a Zaya Observatory, che è attualmente occupato dal gruppo Connie. L'intelligence segnala che in un livello sotterraneo Connie nasconde un arsenale di sostanze chimiche tanto grande da terminare il Medio Oriente e l'Europa. Ora il nostro obiettivo principale è impedire che ciò accada. E lo faremo in quattro fasi. Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Come ben sapete io gioco anche a MV2 raga, e perché non portarvi la presentazione di MV3, l'evento che hanno messo dal 17, quindi qualche giorno fa ragazzi. In questi giorni ho avuto qualcos'altro da fare, quindi oggi giornata tranquilla e ci facciamo un giro su MV2. Andiamo a vedere com'è questo nuovo evento dove praticamente stanno pubblicizzando MV3. Quindi a sto punto non ci incischiamo, andiamo su eventi raga e vediamo cosa c'è da sbloccare. Troviamo tutto quanto in questa schermata, guardate bene la freccia, tutte queste qua sotto sono cose da sbloccare. Come vedete su ogni slot c'è la sua descrizione come sbloccare, cosa bisogna fare per andare a sbloccare queste cosettine. Quindi a questo punto andiamo in game raga, che chi magari non può giocarlo o volete vedere quanto sono scarso su MV2 raga, questo è il momento giusto. Siamo pronti a fare capito? Sì, sì. Siamo pronti, cazzo! Sì, sì. Quindi ragazzi, una volta che saremo spawnati, cosa dovremo andare a fare? Dovremo andare a catturare le batterie missilistiche. Come vedete da questa clip, ogni volta che andremo a catturare le batterie missilistiche ci comparirà l'innesco lanciamissili ragazzi. In poche parole, una volta che le abbiamo prese tutte quante, faremo il botto. Io vi consiglio, guardate sempre le missioni che dovete fare, come vi ho detto all'inizio del video raga, per andarvi a sbloccare tutte le varie skin e le varie cosette. E niente ragazzi, una volta che siamo arrivati alla fine, che abbiamo catturato tutti i missili, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente guardarci lo spettacolo, perché l'esplosione è veramente una figata. Vi faccio vedere due inquadrature diverse raga, perché è veramente assurdo. Guardate che bomba. Guardate anche quest'altra visuale, cioè proprio fatta davvero bene ragazzi, fatta davvero bene. Quindi raga, a questo punto direi continuiamo con l'evento, andiamo a recuperare le bombole. Dobbiamo recuperare 6 sorti di bombole gialle luminose raga, e dobbiamo portarla sicuro dentro l'elicottero d'estrazione. Allora non vi preoccupate se morite continuamente, io non mi preoccupo perché già lo sapete che sono parte dei bot. Ma comunque sia, mi diverto e cerco di portarvi anche del contenuto, magari può interessare a qualcuno, fatemi sapere nei commenti. La cosa figa raga, che siamo tutti quanti in squadra, è cooperativo praticamente, dovremmo giocare contro i bot e quindi potete anche magari esercitarvi per imparare a giocare meglio. Approfittate di questi eventi, parlo anche di DMZ raga, per capire la mitologia di game e tutto il resto se siete alle prime armi. Quindi raga, che dire, una volta che abbiamo recuperato poi tutti quanti questi contenitori di gas, non ci resterà altro che andare a fare l'estrazione ragazzi. E mi raccomando, se volete completare le varie missioni, perché ora per esempio se volete andare a completare la missione, quella per sbloccare la skin, dovete fare l'estrazione con l'elicottero. Quindi fate l'estrazione raga e sbada bam.
Questa è la presentazione dell'evento di MV3. Raga, ditemi cosa ne pensate di questa tipologia di video. Iscrivetevi, lasciate un like se vi è piaciuto il video. E alla prossima. Bella, raga. Vi lascio al video finale.